terminata la concentrazione per Kungster, abbiamo quindi Bison contro Kenny. Altro match di Vashdown, personaggi molto molto insidiosi. Kenny veramente strano in questo Street Fighter 5. Vediamo un po' se Kenny si vendicherà di Bison. Bison controllato da Problem X e Conster che invece porta questa Cammy. Inizia subito con una presa Cammy e porta Bison in una situazione di stallo nuovamente. Un po' di fuzzi, studiano bene le distanze. Entrambi provano a wifi qualche mossa, testano l'avversario, vedono se reagisce a qualche attacco in particolare. Molto tranquilli i primi round di questo Pro Tour. Lo studio è molto importante, tanti campioni preferiscono perdere il primo round ma capire tutte le carte dell'avversario per poi sfruttare questa conoscenza nei match successivi. Bison all'angolo ne approfitta subito. Nessuno dei due esagera, molto molto cauti nonostante la posizione. Cammy insiste, entra con un'altra presa, porta il vantaggio dalla sua parte. Anche se la lead di vita resta comunque in mano a Kenny, Bison con pochissima vita, vediamo se riesce a recuperare il match. Risponde all'overhead. Sforbiciate. Ecco che arriva Kenny, che col cross up chiude qui questo match che era più una partita di scacchi rispetto che un match di Street Fighter, che all'occhio profano può forse sembrare noiosa, ma in realtà ogni mossa serviva a far fare qualcosa all'avversario e poi rispondere di conseguenza. Ecco Kenny che esce subito. Bison cerca di pressare ma sa di non potersi avvicinare troppo perché Kenny è veramente pericolosa da vicino. E infatti abbiamo visto molto prudente questo Bison, abbiamo visto come lo stesso personaggio può essere giocato in modi praticamente diametralmente opposti. Questa Kenny di Kongster che sembra reggere senza problemi la pressione di Bison e anzi pochissimi errori in questo match da parte di entrambi. Anche se Kenny sembra avere il controllo, vediamo come risponde Bison che prova a fare un mix up con i teleport ma risponde con il counter sempre all'angolo Kenny. Vediamo Bison come reagisce, prova un paio di frame trap di reversal e lo manda all'angolo e con una piccola combo si porta a casa il primo match 1-0. Questo è solo il primo match ma abbiamo visto come Kenny sembrava controllare molto molto bene la partita, pochissime occasioni da parte di Bison per continuare. Vediamo se c'è una risposta, se Bison si adatta. Abbiamo già visto che il comeback è possibile. Ancora un po'. Si studiano. Bison decide comunque di non fare nessun rushdown. Problem X è molto molto paziente. L'abbiamo già visto in questo torneo. E la pazienza l'ha portato molto spesso alla vittoria. Anche se questa Kenny sembra approfittare forse di questo gioco un po' passivo e anche lei risponde con molta molta calma. A differenza di questo del Bison di Phenom che era estremamente aggressivo, vediamo il Bison di Problem X che invece cerca l'apertura con questa, cercando di calcolare al millimetro ogni cosa. Ma Kongster è davvero incredibile con questa Kenny. Calmo, calmo, non si lascia. Non perde il controllo nemmeno quando Bison riesce a far entrare qualche colpo. Incredibile come ogni combo fallita veda subito i giocatori che ristabiliscono intanto, le posizioni intanto neutrali. Intanto l'orologio però continua a scendere e ricordiamo che chi ha meno vita, e nel caso l'orologio arrivi a zero, ovviamente perde. Quindi è molto importante per chi ha lo svantaggio di vita diventare molto più aggressivo quando si avvicina alla fine dell'orologio. Arriviamo infatti a 15 secondi. Vediamo la risposta di Bison che conferma la sua lead di vita e scappa, secondi scappa. E nel torneo vale Bison tutto. È importante. Nel torneo vale tutto, sta guadagnando tempo, vuole chiudere così il round con un time over. Non ha bisogno di fare il KO, invece fa il KO nonostante tutto. A un secondo si porta il KO approfittando della distrazione della necessità di Kongster di chiudere. Si gioca per vincere, non si gioca per fare spettacolo, ricordiamolo. Non è
Video Combo Exhibition, qua stiamo giocando per il Capcom Pro Tour e quindi si analizza ogni singolo aspetto del gioco, anche l'orologio. Cammy risponde con questa critical art fantastica, cancellata in un frame. Una capacità allucinante, dei riflessi incredibili. Probabilmente era pronto, tuttavia la risposta è notevolissima. Oh, il V-reversal e il teleport che rimettono subito il gioco neutral, ma Bison decide di essere più aggressivo. Questa volta è Bison con poca vita, quindi sta a lui andare in offensiva, e infatti ci riesce. Recupera. Vince 1-1. Abbiamo un altro match per Prover Max. Anzi, uno pari. Vediamo, il torneo è meglio. Il primo che si assicura 3 vittorie proseguirà nei winner. Nessun counter pick per i due giocatori che proseguono con i propri personaggi. Era comunque un match molto molto equilibrato, quindi probabilmente per entrambi non c'è motivo di rischiare con un altro personaggio. Vanno là dove conoscono, dove sanno giocare. Vediamo Cammy che ha subito preso il controllo della situazione, dopo aver perso comunque un bel po' di vita. Bison all'angolo, non si fa assolutamente prendere dall'ansia. Aspetta l'eventuale rover e lo punisce subito. Non era pronto. Si gioca molto a intuito questo match. Infatti abbiamo subito Bison. Pure Versal è subito la presa. Un altro round. Sembra che Problem X sia estremamente bravo nell'analizzare l'avversario dopo aver perso il primo match. E non è la prima volta che vediamo questo comportamento da parte di Problem X. Studia moltissimo l'avversario. Cammy però inizia la sua offensiva, non massimizza la combo e riprova con la stessa tattica, ma non va a buon fine. Un altro po' di punti, si studiano un paio di attacchi per studiare le distanze. Vediamo un po' Bison che prova a riportare all'angolo Cammy. Bellissima sforbiciata. Bison controlla lo schermo, non vuole farlo uscire, ma invece la V-reversal ribalta subito all'angolo. Questa sua V-reversal molto. Siamo a metà dell'orologio con un sacco di vita da parte di entrambi. Anche se Cammy è decisamente in vantaggio. È stato in vantaggio con l'ultima combo, ma Bison risponde. La sforbiciata non porta al danno, anzi è Cammy ad approfittarne, portando anche Bison. Vediamo se basta questo setup a chiudere il round. Oh, forse vediamo il recupero. No, non to pare. Problem X inizia a scappare per evitare il... Deve assolutamente ribaltare la situazione. Non può stare fermo, ha bisogno di fare danni e chiudere il round. E ce la fa con questo comeback impressionante. Siamo 2-1 per Problem X. Vediamo se c'è un counter pick oppure si insiste con gli stessi personaggi. Sicuramente almeno un secondo per riflettere. E infatti si continua con lo stesso match. Il match decisivo per Problem X, che dovesse vincere questo match, proseguirebbe, mentre Kungster raggiungerebbe la loser bracket insieme agli altri 5 giocatori che già vi sono. Le sforbiciate di Bison che controllano le distanze in un modo impressionante. Ecco Cammy che però riprova la sua offensiva. Bison insiste con questo pugno carico di Psycho Power. Cammy risponde. Vediamo se riesce a spingerlo verso l'angolo. Cross up. Bison ribalta la situazione con una presa, interrompendo l'offensiva di Cammy. Tenta il mix up che entra, ma non basta a chiudere il round. Bellissima combo che chiude il round. E non ci sta, signore e signori, non ci sta. Kungster vuole vincere, vuole proseguire, non vuole lasciare il rivale. Bison comunque ha ancora la lead come punti, quindi se si porta a casa questi due round, prosegue nei winner. Questo match ricomincia ad essere leggermente più movimentato, anche se i giocatori continuano a giocare a scacchi fra di loro, studiando ogni singola mossa.
Bison spinge Cammy verso l'angolo, che poi risponde, riportando il match al centro e prova a ribaltare la situazione. Reversal che poi viene bloccata. Ormai si leggono sempre meglio questi giocatori. Combo che però non basta a chiudere il match. E invece sì, la prossima basta. Un applauso. E quindi il siamo pubblico. Sul 2-2. 2-2. Quanti match così combattuti. Questo significa che il livello è alto, che il livello è equilibrato. Che questo top 8 si gioca fino all'ultimo pixel, come abbiamo detto prima. Tutti e 8 giocatori si sono comportati in modo eccesso in questo torneo, quindi non potevamo aspettarci di meno. Si adattano alla strategia dell'avversario. Coxer infatti si adatta a questo Bison Reflex rispondendo con meno rushdown rispetto a match in precedenza. Abbiamo visto questa Cammy che dopo aver fatto un primo match decisamente in vantaggio, pressando in maniera incredibile, sconfitta da un Bison il riflessivo che ha studiato il match e che però è stato controstudiato da... La notte porta consiglio, evidentemente. Cammy entra. Un sacco di danno. Abbiamo la lead di vita per Bison. Per Cammy. No, scusa, per Cammy, scusate. Ero distratto. Veramente il divario emo è tanto. Ma non è detto, non è detto nulla. Che può portare a errori di distrazione da parte di Problem X. Che però scimmia in mezzo alle stringhe. Chiude pochissima vita per Bison, ma ha il controllo della situazione. Via verso. Adesso abbiamo portato così il round. Un applauso. Questo è il match point per Kungster. La situazione si è ribaltata. Vediamo se Bison decide di tornare su una strategia forse più riflessiva. Che mi approfitta del vantaggio. E insiste, non lasciando neanche un secondo di fiato a Bison, che non può fare altro che arretrare con un salto e aspettare. Tenta l'offensiva. Restano molto sulla difensiva, cercando le aperture. Si inverte la posizione del match. Cammy prova a fazione, ci riesce. Interrompe quel salto e non riesce a far scivolare via Cammy, che viene trattenuto all'angolo, non riesce a uscirne. Si studiano ancora. Niente di avventato da parte di entrambi i giocatori. Si allontana per impedire il cross up. Così Cammy mantenga sempre le spalle al muro, ma con questa bellissima Brock String. Vediamo questi passi da parte di Bison, che sfrutta ogni secondo di pausa per avvicinarsi ulteriormente all'angolo. Va a vuoto! A vuoto. Ma questa volta no. Ribalta la posizione. Ma Bison insiste e viene subito interrotto in mezzo alle stringhe. Pochissima vita per Bison. Pochissimo tempo sul cronometro. Anche l'orologio, è vero. 5 secondi. 5 secondi e Bison ne approfitta. Questo è il match point per entrambi, come nello scorso incontro. Problem X ci aveva questa risposta bellissima. Vittoria di questo round è importantissima per entrambi, perché significa proseguire o no. Cammy! Cammy subito ne approfitta! Cammy stunna subito l'avversario e la lead di vita è evidente fin dai primi secondi del match. Non sarà facile. Però non ci sta. Vediamo che c'è questo incredibile vantaggio da parte di Cookster, che cerca di mantenere l'avversario a bada per evitare il recupero, ma Bison è maestro dei recuperi con il suo danno incredibile, le sue combo dannosissime. Infatti chiude di molto il divario. E V-Trigger per Cammy, manca veramente uno sputo. E la sconfitta. Kungster vince il match tiratissimo all'ultimo